Alessandri Carmine, Alloggia Silvana, Aloisi Anna. 309 nomi, 309 colpi al cuore letti nella notte più lunga per la città dell'Aquila, che 7 anni dopo si ritrova unita nel dolore e nella speranza di un futuro da ricostruire. In migliaia si sono ritrovati in via 20 Settembre per la fiaccolata che si è snodata per le vie del centro, davanti a luoghi simbolo di una tragedia collettiva indelebile come un tatuaggio sul cuore. Per ricordare chi non c'è più, ma soprattutto per dimostrare che l'Aquila ha voglia di tornare ad essere quella del 5 aprile 2009. 2850 cantieri aperti, alcuni anche già chiusi, altri si apriranno, più di 2 miliardi di investimenti, il 75% delle persone che dovettero abbandonare la propria casa sono rientrate nelle loro abitazioni. I numeri ci dicono c'è stata un'accelerazione importante in questi 2 anni. Dobbiamo continuare così, i problemi non mancano, è ora che l'Aquila torni a essere quella città viva, quella città che ha un futuro produttivo, un futuro di cultura, di formazione. C'è poi un altro capitolo altrettanto doloroso, quello dei processi, delle inchieste, della sede di giustizia che a molti ha lasciato una sensazione di amarezza in bocca dopo la sentenza di Cassazione che ha assolto 6 dei 7 membri della Commissione Grandi Rischi. C'è un altro filone in cui è coinvolto l'ex numero 1 della Protezione Civile, Guido Bertolaso, il processo Grandi Rischi Bis, che ha annunciato di voler rinunciare alla prescrizione che però scatterà ad ottobre. In 3.000 hanno sottoscritto una petizione per invitare il candidato sindaco di Roma del centrodestra ad affrontare il giudizio. Non si può ripartire con una nuova vita se non si chiarisce e si fa piena luce sulle vicende che hanno portato a morte cittadini italiani, sul suolo italiano, quando le responsabilità dello Stato italiano in tutte le sue diramazioni sono scritte nelle carte dei tribunali italiani. Poi bisogna che non vengano alterate quelle carte. Questi 7 anni si sono portati anche grandi processi, uno contro la Commissione Grandi Rischi che si è concluso, poi c'è un processo bis in cui è coinvolto l'allora capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, oggi possibile candidato alle elezioni amministrative di Roma, ma è un processo che sta andando verso la prescrizione. Ieri sera è stato richiesto a gran voce, Bertolaso rinuncia alla prescrizione. Secondo lei che cosa accadrà? Rinuncerà? Ma guardi, la parola candidato viene da candido perché chi nell'antica Roma si candidava per una carica pubblica indossava una tunica bianca, segno appunto di un candore, no? E se ti vuoi candidare a sindaco non puoi lasciarti la macchia di pensare di poter utilizzare una delle vergogne del sistema giudiziario italiano contro il quale io mi sono battuto in Parlamento, che è quello della prescrizione, perché la prescrizione è una vergogna tutta italiana, e per cui anche io ho firmato l'appello dopo che avevo fatto dichiarazioni pubbliche in questo senso. La prescrizione è brutta per tutti, ma che un candidato a sindaco di Roma Capitale pensi poterne usufruire è vergognoso. Siamo qui in Piazza Duomo con Natalia Nursia, proprietaria di uno dei bar storici, uno dei primi che ha riaperto dopo il terremoto, era l'8 dicembre 2009 se non mi sbaglio. 7 anni dopo, che ricordi ha di quella giornata? Quella giornata, la giornata della riapertura, è stata indimenticabile e adesso invece ci accingiamo alla chiusura per ristrutturare finalmente il locale dopo appunto 7 lunghi anni. Di faticoso lavoro, però di buona volontà in Piazza Duomo. Il cartello è un po' simbolico, si chiude il 6 aprile 2016, chiuderemo a giorni, il tempo di arredare il nuovo locale. Ma la cosa brutta è che mi hanno dato la notizia che ci vorranno 3 anni prima della riapertura del bar. E questo è un po' doloroso perché il terremoto mi ha fatto chiudere solo 8 mesi, sono stata tra i fortunati rispetto alla catastrofe che c'è stata all'Aquila. Mentre appunto cause di forza maggiore, non ho capito dovute a che cosa, mi faranno chiudere per 3 lunghi anni e dove io andrò a pagare un affitto, cosa che non pago adesso, e quindi sostenere delle spese, e chiaramente il prestigio non è la bellezza del locale di Piazza Duomo. Però spero veramente che, come hanno fatto con me gli antichi, sia per il mio locale che per casa mia, mi hanno lasciato delle strutture solide e veramente sicure. Mi auguro solo veramente che l'Aquila venga ricostruita nella massima sicurezza.
Oh, il riaprire sempre qui in centro storico, questo cosa è un segnale che comunque voi credete nella rinascita e che questo centro storico torni a vivere? No, io ci ho creduto dal primo giorno che torni a vivere. Spero vivamente e mi auguro che i miei colleghi appunto credino come me nel centro storico. E un pensiero va solo veramente a chi quella notte ha perso tutto e tutti. E non può essere solo il 6 aprile ricordare questa grande tragedia con 2 ore di lutto cittadino. Il lutto noi ce lo portiamo nel cuore tutto l'anno. Da dove viene? Provincia di Pisa. Che impressione si è fatto camminando per la città? È devastata, sembra quasi che ci sia stato un bombardamento. Con quale spirito un'aquilana in una giornata del genere passeggia, cammina, si trova tra queste mura distrutte della città? È un attimo di riflessione. E sicuramente si rivivono molte emozioni di quella notte, di quel giorno. È un giorno particolare che ha segnato tutti e non si possono assolutamente dimenticare quelle 309 vittime. Ho fatto la via principale in silenzio, con rispetto, ho visto la manifestazione delle moto, mi ha emozionato e quindi sono stata nel rispetto più assoluto. Tutte le volte che vengo qui è una giornata triste. Che sensazione si prova in questa giornata particolare tra gli studenti? Che animi raccogliete? Io penso che gli studenti in primis si sentono toccati da questo, perché è crollata il simbolo di quella che è l'università, di quello che è il futuro. E rialzarsi lo si fa piano piano, poi gli aquilani sono forti, quindi la speranza non deve mai abbandonare questa città. Siete studenti qui all'Aquila? Sì, al primo anno. Perché avete fatto la scelta di rimanere oggi qui all'Aquila in una giornata così particolare? Perché mi sembrava doveroso dover ricordare questo evento. Insomma, è stato un evento tragico, quindi insomma un senso di partecipazione, solo per questo. Un aquilano doc in giro per l'Aquila il giorno dopo la fiaccolata, ancora in mano le fiaccole, non ha potuto partecipare per motivi di salute, ma con il cuore sicuramente c'era. Che cosa si prova a 7 anni dal sisma a camminare anche con fatica in questa città, non solo fisica? Si prova che non incontri più la gente che dovevi incontrare, non si conosce più nessuno. C'avevo 120 metri ma se l'hanno presi, ho dovuto giostrare 3 anni per riprenderli. Me l'hanno ridati e adesso stanno lavorando ancora per risistemarmi l'officina. È un anno che stanno a lavorare per me. Lo vede un futuro in questa città per lei? Il futuro non ci sarà più. Perché? Perché troppi magnacci in giro. Non ce n'è uno che non ti sta a approfittare del terremoto. E sempre qui in Piazza Duomo ci siamo spostati di qualche metro, siamo con Francesco Attanasio, uno dei componenti del motoclub dell'Aquila dei Vigili del Fuoco, quest'anno un raduno che si perpetra dal 2010, ma quest'anno in maniera ancora più grande e complessa. Ci vuole spiegare perché? Sì, dunque, allora questo raduno, questo in realtà è un incontro che è stato inventato dalla sezione di Terni del motoclub nazionale dei Vigili del Fuoco, che ogni anno dal 2010 ci viene a trovare. Questa giornata di oggi tra l'altro è particolare perché vede la sezione di Terni, di Rieti, di Perugia, di Ancona, di Pescara, oltre la nostra, e ci sono tutte quante venute a trovare e hanno portato per l'occasione la moto che vediamo qui. Qui a destra la moto di un vostro collega che ha operato qui il 6 aprile 2009 e che è scomparso recentemente. Questo povero collega è morto il 14 gennaio scorso. Fortunatamente qualcuno si è preso il carico di riprendere la sua moto, comunque sia di ritargarla a WF, di allestirla come vedete, come se fosse una moto a tutti gli effetti, di Vigili del Fuoco e tale è, e oggi i colleghi di Ancona e di Macerata l'hanno scortata e l'hanno portata qui e l'abbiamo scortata anche noi dalla Fontana Minosa qui in piazza come apripista.